Seconda parte, ci avviamo verso quello che dicevamo prima, no? E abbiamo detto tante cose che secondo noi, Andrea, secondo me, secondo forse qualcuno di voi, non vanno bene. E allora c'è da farsi delle domande, c'è da farsi delle domande su se si può cambiare, che cosa si può cambiare. Qui arriva la parte difficile. Non credo ci siano soluzioni, il che non significa che bisogna stare fermi a fare nulla. Non ci sono soluzioni, secondo me significa che io non, ma forse è una cosa mia, un po' frutto anche se volete del mio percorso, credo che le soluzioni, se vengono, devono necessariamente venire, perlomeno partire da dentro di noi. Io riesco molto poco da un diverso tempo in qua a credere nelle soluzioni ufficiali che vengono proposte dal sistema. Ci sono stati per decenni e decenni la questione tra, no, tra il comunismo da una parte e il capitalismo dall'altra. A me pare che entrambi abbiano prodotto dei disastri inenarrabili. Credo che noi in realtà quello che dovremmo fare è, ecco, non credo neppure nell'arrivo di un guru, di un messia, di un qualcosa del genere. Credo in realtà che le risposte le abbiamo già, tutti noi le abbiamo già dentro, sepolte sotto strati e strati di condizionamenti, di paure, di tante cose. E quindi a me pare, ma io ripeto, parlo poi di me, non è che con questo voglio dire questo assolutamente. A me, per quanto mi riguarda, la cosa più giusta da fare è quella di cercare di trovarsi anzitutto le risposte dentro, che non significa che non dobbiamo, che dobbiamo fare nulla o che non dobbiamo fare nulla per cambiare anche il mondo fuori, ben inteso. Però se noi ci pensiamo, noi quando parliamo di guerra, abbiamo molto dell'idea della guerra che è quella con le bombe, indubbiamente lo è, poi ci sono le guerre economiche, ce ne sono tante di guerre, però le guerre noi le abbiamo anche dentro di noi, le abbiamo anche nei rapporti con le persone che ci sono molto vicine. Ciao ragazzi, non so chi di voi conosce il monaco zen buddista Thich Nhat Hanh. Ad un suo ritiro un attivista francese gli domandò: maestro, cosa possiamo fare per portare la pace nel mondo? E lui gli rispose: nella tua famiglia come va? C'è abbastanza pace? Dentro di te c'è abbastanza pace? Allora, è giusto voler cambiare il mondo fuori, insomma, sono d'accordo, però penso anche che se non partiamo da dentro di noi, dura. Tutti quanti vogliamo, anni fa fece un'intervista a Bert Sachs, che anche lui è un pacifista statunitense, tra l'altro un governo gli ha fatto causa perché lui gli aveva portato, vabbè, questo è una parentesi giusto così, lui aveva rotto l'embargo che gli statunitensi avevano messo in Iraq e lui aveva portato giù dei medicinali per la popolazione, per i bambini, eccetera. E mi ricordo che quando gli feci quella domanda specifica lui mi rispose: non c'è nessuna legge che può impedirmi di portare dei medicinali a dei bimbi che stanno morendo, e gliele portò. Fatto sta che il governo gli fece causa, e lui però mi disse anche: tutti quanti vogliono cambiare il mondo ma nessuno vuole cambiare se stesso, tutti quanti si concentrano sul mondo fuori ma nessuno si concentra su se stesso. Se ci pensiamo bene, forse c'è anche una motivazione. Concentrarsi sul mondo fuori in gran parte ci alleggerisce di tante responsabilità, perché la frase più comune è: le cose vanno così, io non posso farci niente, il che in gran parte è vero sicuramente. E quando la responsabilità dei cambiamenti ricadono su di te perché dici: no, le cose così non mi vado bene e sono io che posso cambiare questo, questo e quest'altro, lì non è che c'è tanto spazio per scuse o per dare la colpa ad altri.
Quindi penso che sia imprescindibile, io credo, partire da se stessi. Mi va bene andare a incontrare, io lo dico per il mio carattere, lo sciamano sulle montagne in Perù, o il guru che sta nella grotta sull'Himalaya, o leggere un libro, andare degli incontri, quello che è, ma credo che in realtà le risposte sono già tutte dentro e ce le dobbiamo, cioè il cammino deve essere poi il nostro, quello lì è un punto di, come dire, potrebbe essere una scintilla ma nulla più, anche perché viviamo in un sistema che ci crea una dipendenza totale, siamo totalmente dipendenti dal sistema e questa cosa ovviamente ci dà paura, è anche ovvio. Se ci togliamo da una dipendenza di un tipo per metterci sotto la dipendenza del guru, per quanto bravo, buono e benintenzionato egli possa essere, l'essere umano per me deve essere libero, se sei dipendente non sei mai libero, perlomeno idealmente dovremmo puntare a quello. Questa cosa che dice Andrea l'ha detta anche prima Stefano, no? Prima dell'ultimo pezzo, ha detto Andrea normalmente agli incontri ai quali io ho partecipato e quindi di conseguenza anche quello che diceva Stefano, anche agli incontri ai quali io ho partecipato, lui non dà mai delle soluzioni che valgano per tutti, o quantomeno magari dà dei suggerimenti, e questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di Andrea. Dice, io ho fatto delle scelte nella mia vita, e le scelte nella mia vita mi hanno portato a fare delle cose che per me vanno bene. Quello che per me va bene, dice sempre, e questa è una cosa che a me piace tanto, non è detto che vada bene per tutti gli altri, quindi non è detto che vada bene per me e per voi. Però c'è una cosa che voglio raccontare, poi magari se vuoi tu la approfondisci e un po' entra a questo punto del discorso. Andrea anche lunedì ha raccontato questo episodio e a me fa sempre sorridere. A un certo punto mi racconta che a un certo punto della sua vita entra in un supermercato. L'ho fatto per un periodo. Entra in un supermercato, prende un prodotto in mano e a voce alta in un supermercato, quindi immaginatevi voi a voce alta in un supermercato con un prodotto in mano e inizia a chiedere, ma io perché ti devo comprare? Io cosa devo fare per comprarti? E sono sicuro di non poter fare a meno di te. E voi dite, e vabbè, cosa vuol dire? Pensate voi stessi in un supermercato e fate questa cosa a voce alta. Com'è stato? Ma a parte il fatto che l'ho fatto per un periodo, perché volevo, cioè noi siamo così, facciamo le cose in maniera così inconscia. Io ad esempio, Daniel, se c'è la televisione non le fa nulla, io se ho la televisione per quanto non mi piaccia o la prendo, la giro, quella, ne sono più condizionato. Poi è chiaro che quello dipende anche dal canale. Questo è per dire che noi facciamo moltissimo delle cose in maniera inconscia. Quindi vai al supermercato e del resto i prodotti vengono in un certo modo vicino alla cassa, eccetera, lo sappiamo tutti quanti. Sembrerà una stupidaggine, ma non lo è. Prendere in mano un prodotto che tu hai già messo nel carrello, riprenderlo in mano, avere il coraggio, perché ce ne vuole un po', di a voce alta di dire queste cose e poi rimetterlo giù nello scaffale invece che nel carrello, dice, ma sai che io posso anche farne meno, ho speso meno soldi, ho inquinato di meno, ho sfruttato di meno e forse sto anche meglio, perché quel prodotto non è lì per farmi stare bene, è lì per farmi star male, in realtà. Chiaro, se è un prodotto di cui hai bisogno, lo compri di buonanotte, insomma. È stato uno delle come dire, piccole tecniche, no, che mi sono utilizzato per cercare molto di decondizionarmi da quello che è uno. Poi io di sicuro non sono mai stato uno da shopping o da acquisti compulsivi, insomma. Però tante cose le si facevano perché le si facevano naturalmente. Mi attacco a questo, Antonino, se posso, per fare anche un'altra riflessione. Noi abbiamo iniziato a cambiare, dico noi, inteso come famiglia, a cambiare vita all'incirca una decina d'anni fa. Sono stato un po'... io in un certo senso quello che è andato prima in crisi, proprio perché quando andavo nel supermercato non riuscivo più a vedere l'oggetto in sé, ma tutto quello che c'era dietro quell'oggetto. Quindi io prendevo in mano una qualunque cosa, ci vedevo dietro appunto
lo sfruttamento ambientale, l'inquinamento, lo sfruttamento della gente, che, perché così è, cioè non è che è una roba mia, è un dato di fatto quello. E lì sono andato molto in crisi con questo sistema e quindi ho cominciato con queste cose, abbiamo cominciato a comprare di meno, insieme di cose, ci siamo resi conto in realtà che fare a meno sembra una privazione, in realtà non è affatto così, perché fai a meno di una cosa e guadagni tanto da un altro punto di vista, del tempo, delle relazioni, di tante altre cose, insomma. Comunque a farla breve, anche da un punto di vista economico, che non era la motivazione, sicuramente non era la motivazione principale, ci siamo resi conto che fai a meno un po' oggi, fai a meno un po' domani, le cose di cui noi abbiamo veramente bisogno per stare bene sono davvero molto poche. Per cui invece di aver bisogno di, dico una cifra X, 10 al mese per vivere, avevamo bisogno di 3 al mese per vivere. Tra 3 e 10 c'è una grande differenza. Questo significa anche che se io ho bisogno di 3 per vivere, perché devo lavorare per 10, giusto? Cosa ci faccio con quegli altri 7? Ci va, evidentemente non posso fare che andarci a comprare delle cose di cui non mi interessa nulla. Questo ci ha dato anche una grande libertà, perché noi, pur avendo anche 2 figlie, eccetera, non è che non facciamo nulla, ma ci siamo scelti di non avere, questa lo sottolineo per l'ennesima volta, è una cosa, come dire, è un percorso nostro. Non abbiamo un lavoro, a me è capitato in questi anni che sono stati anche proposti dei lavori, io ho sempre detto no. La libertà, che vorrei anche molto di più, ma della quale noi stiamo godendo da tanti anni in questa parte, per me non ha assolutamente nessun prezzo. Ed è ovvio che se io devo arrivare a 3 a fine mese, a quel 3 ci arrivo con poco. Ci posso arrivare facendo il giardiniere, facendo il bagnino, inventandomi degli altri lavori, facendo delle traduzioni, guadagno 2 soldi, proprio 2 con i libri, ma proprio 2. E, tra l'altro, questa cosa personalmente mi ha dato questa, va bene, ripeto, è come tutto un po' un percorso, però sicuramente mi ha dato, ci ha dato anche tantissima forza e sicurezza. Io non ho il problema, non, perlomeno non sento, non so se è in coscienza, ma non credo. Io per me devo fare delle cose per vivere, in linea di massima mi sento di dire che mi so arrangiare, se domani mi mandi in Burkina Faso, boh, non so che, ma qualche cosa in Burkina Faso, qualcosa gli altri fanno, farò qualche cosa anche io. Me ne sono reso conto ancora di più in questi ultimissimi anni, quando un sacco di gente che aveva il lavoro e che magari aveva fatto l'ingegnere, la dico per dire una cosa, o quello che era, e che magari quel lavoro l'ha perso, era totalmente incapace, proprio mentalmente, cioè andato nel panico più totale, ma io lo capisco bene, perché uno che ha fatto quella cosa per 10, 20, 30 anni, è fatica riuscire a reinventarsi o immaginarsi qualcos'altro. Quindi quella che può apparire come una debolezza, non hai soldi, vivi con poco, secondo me in realtà è molto più una forza. Ma del resto lo vediamo benissimo in questi tempi. La crisi è pilotata dall'alto al 100%, quindi noi ci possiamo fare molto poco, se aumentano i prezzi al supermercato ci possiamo fare nulla, se l'inflazione viene alzata, che è un metodo di impoverimento delle popolazioni, non ci possiamo fare nulla, e quindi questo ti dice molto chiaramente che tu più sei dipendente dal sistema, più in realtà sei indifeso. E secondo me, fermami se vuoi, secondo me questa è anche una grandissima ragione di paura che noi intimamente e inconsciamente abbiamo, perché non è tanto razionale, ma lo sappiamo benissimo, non è tanto razionale, ma lo sappiamo benissimo che, uso questa espressione, se chiudono il rubinetto del mangime siamo tutti morti. Una volta la vita, per quanto dura, la gente ne era molto più all'altezza, era molto meno, non dico che fosse una situazione ideale, ma intendiamo, era molto meno alla mercé di meccanismi, di decisioni, di tutto questo. Dico, guarda quello che stanno facendo la UE, la BCE o quello che è, ma in Italia, ma in realtà lo hanno già fatto da altre parti, penso al Fondo Monetario in Africa e tante altre cose. È chiaro che se queste cose sono così lontane da te e tu sei dipendente tutto e per tutto dal sistema, c'hai paura, perché sai che ti succede, e cos'è che poi vai a fare? La terra, per quel poco che ti dà, o che ti può dare, qualche cosa ti dà veramente.
e alla mala parata ci metti una mucca e gli prendi il latte e ci fai il modo. Sto estremizzando per rendere un concetto, sia chiaro. Però così è, siamo noi che abbiamo molta più paura. Nei paesi, tra virgolette, poveri, che vivono con poco, vivono anche abbastanza, in buona parte, perlomeno di autosussistenza, fanno molto meno paura. Anzi, mi sento quasi di dire che non ce l'hanno, quindi... Io direi che ci facciamo un altro pezzo da parte di Stefano.